Siamo con il consigliere regionale Montepara. Consigliere, cosa può fare la regione per dare una risposta agli agricoltori in crisi? Sicuramente stiamo vivendo un momento difficilissimo per tutta la vitivinicoltura abruzzese, in specie di tutta questa parte che è stata colpita in maniera veramente impressionante dalla peronospora. La prima cosa che voglio dire io come consigliere regionale è che la regione è vicina a tutti i contadini, a tutti gli imprenditori, a tutte le cantine. È vicina per dare solidarietà, ma soprattutto perché insieme possiamo trovare le soluzioni, le giuste soluzioni che ci permette la normativa vigente, quindi la normativa nazionale, la normativa europea. Ricordiamo che lo stato di calamità naturale è deciso dal governo in base a dei dati, quindi la regione sta lavorando per raccogliere questi dati, gli enti locali stanno producendo le delibere in cui si chiede la calamità naturale, quindi noi come regione saremo ben pronti per raccogliere tutti questi dati, tutti i dati dei nostri tecnici che stanno verificando e facendo i sopralluoghi sui terreni e per poter produrre al governo nazionale la richiesta di calamità, e questo permetterebbe di poter dare un valido aiuto, un vero aiuto efficace, efficiente ed economico alle aziende abruzzesi. Quello che di oggi è una giornata importante perché io la vedo come un momento in cui si viene ad ascoltare, dimostrare per l'ennesima volta come la regione è vicina al mondo imprenditoriale, in questo caso al mondo imprenditoriale legato all'agricoltura. Quindi noi ci siamo e insieme sicuramente riusciremo a portare a fare qualcosa di positivo per tutto il mondo vitivinicolo. Quindi in questa fase qua la regione è in fase di ascolto, quindi sta raccogliendo i dati per poi trasmetterli al governo nazionale, giusto? Esatto, noi stiamo raccogliendo tutti i dati, stiamo raccogliendo tutte le la documentazione necessaria per fare la richiesta ufficiale allo Stato per il riconoscimento della calamità naturale. Attualmente, in base alle sue conoscenze, che tempistica potrebbe esserci per poter dare una risposta agli agricoltori? Domani so che c'è il tavolo verde in regione in cui sicuramente si andranno a elaborare, si farà un'ulteriore verifica e riflessione sullo stato attuale. Per cui noi io penso entro sto mese di riuscire, concordando con l'assessore, con tutti gli uffici, entro questo mese vediamo di riuscire a fare questa richiesta, sperando poi che secondo le norme nazionali ed europee questo possa essere concesso. Grazie.